Farai male.
Porca troia! Tutto ok? Cazzo! Cristo, ci voleva! Grazie. Sei Tiny Mike? Solo e unico. Abbiamo finito con i convenevoli? Dobbiamo trovare il modo di andarcene in fretta. Non mi dire. Ascolta, conosco una via d'uscita, ma tu pensi a quegli stronzi corporativi. Niente paura, sono qui per questo. Ok, allora, sei pronto? Non c'è tempo da perdere, andiamo. Immagina di iniziare il tuo viaggio in direzione dell'ultima frontiera. Scrivi la parola spazio al 7299. Aspetta! Ok, ho appena ricevuto conferma da Reggie. Qui fuori c'è un mezzo con cui possiamo andarcene. Cura da Brain Dance e i migliori chef dell'universo intero. Non credo che meriti un auto. Fuori. Non è degno di fiducia. Senti, sulla sinistra ci sono delle porte che vanno a un locale cinese. Esatto. Sono sicuro all'80% che posso aprirle. E se è così, ci manca pochissimo per essere fuori al sicuro. Muoviamoci. Decido mentre andiamo. Ok. Getta l'arma! A terra! Terroristi di merda! Oh, Zhang mi ha lasciato sul sistema. Andiamo! Ok. Ce la fai da solo? Certo, siamo fuori pericolo. Non ho mai visto la Militech così in subbuglio. Devi aver rubato qualcosa di importante. Diciamo solo che si incazzano se gli si ricordano le loro stronzate. Non hai risposto alla mia domanda. Senti, meno gente sa cosa ho rubato, più Eddie vale. Sei un mercenario, conosci il mestiere. Beh, si è fatto tardi. Sarà meglio che vada. Ehi, un'ultima cosa. Non so nemmeno chi ringraziare per avermi salvato il culo. Come ti chiami? V. V, e basta. Ok, perché no? Ci vediamo, V. Fa attenzione, Tiny Mike.
Sei Mike che mi ha contattato. Grazie dell'aiuto. Mi piace lavorare con i professionisti. Contratto chiuso. Thank you.
Grazie per l'aiuto, V. Il mio Chun penserà ai tocchi finali. Controlla il punto di scambio. La tua ricompensa. Non spenderla tutta in glitter XPD. Parleremo dopo. Cazzo! Ehi, Misty, ho visto in giro degli altri graffiti, un po' diversi dal solito. Non so dire in che modo, ma erano diversi. Puoi descrivermeli? Ho visto una figura incappucciata, con una stella o un pentagramma dietro di lui. Sei esperta anche di diavoli?
Il re di Pentacoli. Hai degli affari in sospeso con qualcuno che ha creato un ricco e potente regno grazie alla sua determinazione. Persone del genere sono pericolose, Vi. Il mondo è diverso visto da un trono. Il tuo regno è costantemente minacciato. Avrei preferito qualcosa di satanico. Quindi devo stare in guardia? Non so se la semplice cautela basterà. Il destino avverso è più potente. Ma segui il tuo cuore, lo dico sempre. Anche nella sconfitta resterai fedele ai tuoi valori. C'era una figura seduta con in mano qualcosa, tipo una clava, uno scettro o roba del genere. Il re di bastoni? Vuol dire che ha incontrato un leader che persegue i suoi scopi o perfino un grande progetto restando fedele ai suoi principi. Ok, è un bene o un male? Beh, come sempre dipende da te. Il re di bastoni implica nuove opportunità, l'abbandono di vecchi schemi o abitudini, ma porta con sé anche pericoli, come azioni avventate e scorciatoie insidiose. E alla fine potrebbe pretendere un sacrificio per l'adempimento di una grande aspettativa. Ho visto una figura seduta con, non saprei, un calice forse. Ah, il re di coppe. Oh, fai particolare attenzione alla persona che hai incontrato a cui si riferisce questa carta. Beh, di questi tempi devo fare attenzione a chiunque incontri. Da un lato il re di coppe significa comprensione, equilibrio emotivo. Dall'altro è l'opposto, manipolazione e crisi spirituale. E Vi, le ultime cose di cui il tuo spirito ha bisogno sono ancora più caos e delusione. Ho visto uno che impugnava due spade. Hai incontrato il re di spade, uno dei miei preferiti. Qualcosa di positivo? Beh, il re di spade ci vede chiaro ed è una forte voce della ragione. Ma quando le emozioni prendono il sopravvento, nemmeno la ragione può imporsi. Spesso le sue verità sono taglienti, dolorose. Qualcuno preferisce tapparsi le orecchie, vivere nella menzogna per non soffrire. Cacchio, sei una vera ciuma, Misty. Grazie. Grandi informazioni. Anche se non so bene come utilizzarle. Beh, credo che tu sia circondato da forti personalità, alcune in lotta tra loro. Vogliono tutte influenzarti, ma forse qualcuna non se ne rende conto. Niente di nuovo. Non sminuire, Vi. Hai nuove possibilità da esplorare, nuove vie da imboccare, verso la tua salvezza o la tua rovina. Ma hai ancora la possibilità di scegliere. Puoi ancora plasmare la tua vita, il tuo destino. Quindi cosa faccio? Qual è la via giusta? Sii fedele a te stesso, Vi. Il tuo cuore saprà cosa fare. Presto avrai un'esperienza che cambia la vita. Stai in guardia. Sapete perché hanno dovuto farlo? Hanno speso così tanto per comprarla alla Milite. E adesso non si vergogna.
Attenzione a tutti i cittadini, qui è Cardassia. Dei collaboratori del nemico si sono infiltrati a bordo. Ciò significa che tutti voi si nascondono stile al genitore che non è in I cani rabbiosi di Hansen sono tornati. Ricordi il 75? Ora è peggio, ma all'epoca uccisero due ragazzini. Niente scuse, niente risarcimenti, niente. Io parlo piano. No, non voglio più vivere nella paura. Abbiate un po' di rispetto. Mi spiace interrompervi. Mi chiamo V. Mi manda Hans. Brian, giusto? Esatto. Marta, quest'uomo ci aiuterà. Noi ti lasciamo un po' di spazio, ok? Sì. Andate. Perdonami, c'è molta tensione nell'aria. Prima di cominciare, devo sapere chi sei e da dove vieni. Conosci bene la vita a Dogtown? Sono cresciuto sulle strade di Haywood. Non era facile, ma ho tenuto duro. Non ho mai mollato. Credo che Dogtown non sia molto diversa. Tranne per il fatto che qui non devi sempre svignartela dagli sbirri.
No, non dagli sbirri, è vero. Ti sei presentato. Io sono Brianna. 6 anni fa i Tiger mi davano la caccia e sono scappata qui. Per buona parte di noi il passato è soltanto questo. Fuga, sopravvivenza. Ecco perché voglio essere sicura che per una volta gli addi che abbiamo racimolato ci facciano avere giustizia. Vera giustizia. Giustizia? Cos'è per te esattamente? Ci sono varie interpretazioni. Voglio sentire la tua. Leon Reinder non merita di vivere. Era un cane da guardia di Hansen. Un assassino. Conosco fin troppo bene quel tipo di giustizia. Buon per te. Resta il fatto che Reinder ha ucciso il figlio di Martha, Jason, insieme ai suoi amici e ad altri 4. Jason, Caleb, Dionte, Omar, Pharrell, Mattias, Alice e Tamika. Perché uccidere tutte queste persone? Qual è il movente? Il male è male. Non ha bisogno di moventi. Jason, il figlio di Martha, voleva fare il fixer. Aveva organizzato un affare e aveva portato Reinder al mucchio. Ma c'è stato un alterco. Reinder ha aperto il fuoco e, beh, stiamo ancora lavando via il sangue dalle pareti. Abbiamo identificato i corpi grazie agli impianti. Capisco. Ho trovato questo sul corpo di Jason. È criptato, ma sono sicura che te la caverai. Guardati pure intorno, indaga. Ci sono ancora molte tracce. Reinder avrà quello che si merita. Me ne occuperò io. Dillo pure alla madre di Jason. D'accordo, lo farò. Ora sai quello che abbiamo passato, B. Non deluderci. Conta su di me. La piastrina militare di Reinder. Portamela. Sarà un monito per questo branco di delinquenti che sappiamo difenderci. Abbiamo ospiti importanti. Farò il possibile. Sul mio personale invito, non incalciateli. Saranno accolti al Black Sapphire. La partecipazione all'evento è solo su invito. Niente invito, state alla barca. Se tenete alla vostra incolumità. Passo e chiudo. Qualcuno qui sta raccogliendo vari tipi di piombo. Ma perché? Sarà la scorta di qualche ragazzino. Quando ero piccolo, dopo una sparatoria, correvamo a raccogliere tutti i bossoli. E poi ce li scambiavamo. Questo non mi aiuta con Reinder. Ma scoprire un pezzettino d'infanzia di Johnny Silverhand è comunque una conquista. Fuori così, azzarderei una MK31 HMG. Calibro 50. Quella sputa piombo pesa una tonnellata, cazzo. Non può averla impugnata con un braccio organico. È impossibile. Arma tipica dei Marine Militech e degli ex soldati come Reinder. La scansione non ha rilevato tracce di altri proiettili, il che lo rende l'unico aggressore. Vedi queste suole da combattimento? Ha preso la rincorsa ed è saltato sul tetto di questa baracca, solo che ha sbattuto la gamba contro il parapetto. Stiamo parlando di un salto di 3 metri fatto da un uomo che pesa più di 150 kg e lascia impronte da dinosauro. O il nostro Reinder è lo stronzo saltellante più grasso di tutta Night City, oppure ha tendini potenziati e più cromo di un cazzo di carro armato. Bel mistero. Thank you.
Ah, un mucchio di rottami. Sarà qui da settimane. Rinder ce l'aveva anche con la terra, per caso. Non è la sua mano. Vedi il sangue? Ha preso la testa di qualche disgraziato e l'ha sbattuta. Più volte. È come se avesse perso il controllo. A me sembra che tu stia cercando una macchina omicida ipercromata fuori di sé. Mi sa di sì. Si deve. Ti porto da bere. Qualcosa. Non stavolta. Ora vai, sparisci. Un hotel abbandonato pieno di dati. Chissà se lo troverete nel primo piano o in ogni piano. Un pezzettino alla volta. Ah!
Un brutto presentimento, Vi. Ma che? Ehi, rilassati, Chum. Parliamone. Non vorrei mica ammazzare un uomo disarmato, vero? Rinder, ti facevo diverso, più cromato. Sì, sono Rinder, o quello che ne rimane. E immagino tu sia qui per un contratto. Ti manda Hansen. Sono qua per le persone che hai ucciso al mucchio. Cosa? Aspetta, il mucchio... Ah, ero là, qualcuno ha provato a fregarmi. Ma non ho ucciso nessuno. Ho questi... vuoti. Non sono sempre
presente. Sto male, ok? Direi che tu ne sai più di me. Tutti ti dipingono come una specie di assassino spietato, il macellaio di Dogtown. Eppure eccoti qua, a propinarmi scuse del cazzo. Sono malato, va bene? Volevo vendere il mio cromo e racimolare abbastanza per una cura. Jason era il mio intermediario con gli scav. Ed eccoti qua, vuol dire che ha fatto la sua parte. Peccato che prima abbia provato a spillarmi i soldi, stile Dogtown. Ha cominciato a sventolare il ferro, selvaggio del cazzo. E poi... non ricordo. Non c'era un bisturi a Dogtown che poteva aiutarti con la tua situazione? Secondo te mi sono fatto sbudellare per divertimento? Mi sono fatto strappare cyberware di terza generazione e installato del cromo del cazzo per farmi due risate? Hai passato anni a fare il lavoro sporco per Hansen, da bravo cagnolino. Questo lo ricordi? Che cazzo vuoi che ti dica? Che confesso tutti i peccati commessi, quelli che ricordo, quelli dimenticati e tutto il resto, va bene? Mi pento, ok? Mi pento di tutti gli anni con Hansen. Mi sono arruolato da ragazzo. Ho tenuto la testa bassa, eseguito gli ordini. Mi spiace per quello che ho fatto. Ma tanto tu che ne sai di Dogtown? Dogtown l'ha mangiato, digerito e cagato. Qua deve essere pieno di poveri coglioni come lui. Se fosse solo colpa di Hansen sarebbe più semplice, ma non funziona così. Ho visto la scena. Gli unici colpi sparati provenivano da un ferro di fattura militare. Solo tu potevi averne uno. Poi hai sbattuto la testa di Jason a terra una decina di volte. Gli altri li hai tirati in giro come pupazzi. C'era sangue ovunque. No, non è possibile. Giuro, me ne sarei ricordato. Sta dicendo la verità. Non ricorda perché ha perso conoscenza. Metti insieme del cyberware pesante, una miccia corta ed ecco la ricetta per una carneficina. Se è cyberpsicosi, allora potrebbe avere ancora una speranza. Penso a Regina. Ho conosciuto molti che si sono arruolati per fare soldi facili. Merda, io ero fra questi. Ma 8 anni per farsi crescere una coscienza? No, fanculo. Abbatterlo. È questa la tua soluzione? Questo si chiama karma, se lo è meritato. Certo, a meno che tu non voglia graziare qualsiasi stronzo che cade in depressione. Rinder, questi vuoti di memoria, gli scatti di violenza. Hai mai pensato che potresti soffrire di cyberpsicosi? Solo perché non ho abbozzato quando quella feccia di Longshore ha provato a fottermi. Ma vaffanculo. Guardami. Che altro ho da perdere, eh? Mi hanno inculato dal primo all'ultimo. Prima ero un soldato. Guardami adesso. Hai avuto tutto il tempo di farti da parte prima di toccare il fondo. Avevo 20 anni, ok? Mi sono affidato ad Hansen. Non sono stato né il primo né l'ultimo. Che cazzo, ora è tutta colpa mia! E quei poppanti che ho fatto fuori al mucchio si fottano. E si fotta pure Dogtown. Se potessi, raderei al suolo questo buco di merda e tutta la gente che ci abita. Scegli con cura le tue prossime parole. Ascoltami, ascolta. Sono finito, un morto che cammina. Non puoi degradarmi più di così. Di che Leon Rinder è morto. E non sarebbe nemmeno una bugia. Fallo. E la roba che ho nascosto è tua. Oppure no, fanculo. Non ti supplicherò. Sparami se vuoi. Sunny side,
È finita. Reinder è morto. Non ci hai delusi, vero? Ho trovato Reinder a Pacifica. L'ho sistemato. Il figlio di puttana ha avuto quello che si meritava. A nome di tutti i cittadini del mucchio, grazie. Era il minimo. Il bersaglio è stato eliminato? L'ho sistemato. Complimenti allora. Contratto chiuso. C'è un'accademia sportiva, diciamo. Clienti da tutto il mondo vanno lì per scovare nuovi talenti. A quanto pare vengono firmati contratti senza pagare le dovute tasse. E al mio cliente non piace che cerca di fare il furbo. Con l'aiuto del mio netrunner entrerai nella struttura ed estrarrai i dati che ci interessano. Buona fortuna. Sì. Ti richiamo. Sei il mercenario di Enzo, giusto? Sei informato sull'incarico? Insomma, Enzo ha parlato di atleti e di gente che non paga le tasse. Le cose stanno così. In questa accademia allenano e coltivano giovani talenti. La gente arriva da tutto il mondo per incontrarli e ingaggiarli. Tu entrerai in qualità di talent scout dei San Diego Shredders. Ti chiami Victor Wilson, hai 28 anni e stai cercando un ricevitore. Ti sto inserendo nel loro sistema. Hai capito tutto? Ho capito. San Diego Shredders, Victor Wilson, 28 anni, in cerca di un ricevitore. Bravo. Ricorda solo di tenere la bocca chiusa. Niente chiacchiere inutili. Una volta dentro, trova l'ufficio di Fiona Vargas, la direttrice. E recupera i dati su tutti gli osservatori con cui hanno un contratto. Domande? Tutto chiaro. Ottimo. Una scansione rapida e... puoi andare. Dopo di te, Victor Wilson. Oh, fa il gentleman ora. Chi l'avrebbe detto? A dopo. Ok, stavi dicendo? Ok, devo andare. Idem, il tempo è denaro. Salve, Clara Molina, Atletico Barcellona. Hai
Tutto benvenuto, signor Wilson. Venga qui, per favore. Cosa c'è? Tutto quello che vedrà è protetto da un accordo di riservatezza. Qualora venissero divulgate informazioni sui nostri atleti, il nostro contratto con i Diego Schreders verrà annullato con effetto immediato. Aia, roba seria. Se posso, consiglio di fare un salto al nostro bar di prima classe. Offre la casa. Bene, ecco la tua prima missione. Voglio che neutralizzi 3 sciottini di tequila. Subito. Chi utilizza questi bot? La nostra interfaccia verbale motoria integrata viene utilizzata da talent scout come lei da remoto in Asia, Europa, Africa. È una soluzione che offriamo a chi non può presentarsi personalmente a Dogtown. Vorrei parlare in privato con la dottoressa Fiona Vargas. Senza un appuntamento temo che non sia possibile. Questi non sono atleti, Vi. Sono ragazzini, troppo piccoli per questo genere di cromo. Lo vedo, Johnny. Stronzi spietati. Signore e signori, la prossima rivelazione per la stagione 2077-2078 è Katie McKinnon. Katie è giovane ma di grande talento, la migliore marcatrice nel suo ruolo, centrocampista. Vanta legamenti crociati anteriori rinforzati e un'enorme crescita del quadricipite. Se Katie vi interessa, c'è un posto libero dall'altro lato, chi la chiama? Sul tabellone trovate le statistiche delle sue ultime prestazioni. Arrivo, signore. Vi presentiamo con piacere il nostro prossimo atleta, Kelvin Golden Strickland. Kelvin è un lottatore. Ci sono spesso questi eventi. Solo quando la dottoressa Vargas trova un atleta che ritiene meritevole, cioè molto spesso. Chiunque abbia interesse a ingaggiare Kelvin. La dottoressa Fiona si è mai fatta vedere da queste parti. No, le occasioni mondane non sono nel suo stile. Preferisce rintanarsi nel suo ufficio al piano di sotto. Posso avere una tequila senza un doppia? Ecco a lei. Prima volta qui, giusto? Per quale squadra lavora? Lavoro per i San Diego Shredders. Sto cercando un ricevitore. I Shredders? Com'è piccolo il mondo? Io sono Caden, ho lavorato con Thomas 2 stagioni fa. Vic Wilson. Aspetta, a che vi serve un altro ricevitore se il migliore ha appena rinnovato con voi? È uno dei più forti di sempre. Com'è che si chiama? Se fosse bravo ti ricorderesti come si chiama. Touché. No, seriamente. Com'è che si chiama? Non ci crederai, ma neanch'io me lo ricordo. Non mi dire. Senti, per caso, ti ricordi come fa di cognome Tom? L'impressione è che tu mi stia facendo il terzo grado. Certo. Ehi, Bill. Ci penso io. Mike, mi serve qui, subito. Devo fare qualche altro controllo. Prego, mi segua, signore. E un altro! E se dicessi di no? Non ha voce in capitolo. Mi hanno già perquisito all'ingresso. Lavoro per i San Diego Shredders. E ora la perquisiamo di nuovo, non faccio io le regole, signore. Maestro della persuasione, Di. Non eri così brillante quando questo stronzo mi stava torchiando, quindi. Non ho detto nulla per rispetto. Volevo darti l'occasione per brillare. Scusateci, signore e signori. Stenda il braccio così. Inoltrerò una richiesta al comando centrale per una verifica.
E ora? Io stavo solo cercando... Va tutto bene. Come ti chiami? Tommy. Come hai fatto a entrare? Ti hanno fatto uscire dalla tua stanza? Beh, conosco dei trucchetti. Mio papà è un tecnico, mi ha insegnato un sacco di cose. Ciao, Tommy. Mi chiamo V. Che ci fai qua? Niente, sono qui... così. Nell'ufficio della direttrice? Andiamo. So che stavi cercando qualcosa. Sì, ecco, volevo vedere se ero stato preso da qualche squadra. Ma... niente. Non è giusto. Io ho tutte le qualità giuste. Talento, cromo, sono una scheggia. Arriverà il tuo momento. Ci vuole
Solo pazienza. È solo che, sto invecchiando. Invecchiando? Presto non mi vorranno nemmeno le squadre più scarse. Papà dice che non posso fallire. Viviamo a Dogtown e una carriera sportiva è la nostra ultima speranza. È tosta avere quel tipo di responsabilità. Ma se non fosse per la tua famiglia, cosa vorresti fare? Divertirmi, credo. O andare in vacanza. Sarebbe bello. Sei un bravo ragazzo, Tommy. Lo sai? Lo so. Ehi, su con la vita, ragazzo. Vedrai che andrà tutto bene. Ehi, un piccolo smanettone come te saprà di sicuro dov'è il terminale di Fiona. Mi serve per una cosa. Eccolo là, non l'hai visto? Ma guarda un po'. Dove ho la testa? Visto? So tutto. Eh sì, piccola volpe. Ora su con la vita e vattene, prima che la signorina Fiona ti veda. Sì, signore, ma prima devo trovare una cosa. Ma cosa? Tommy, fuori, subito! Aspetti, lo stavo solo aiutando a trovare il suo ufficio. La prego, signorina Fiona. Lascialo fuori da questa storia. Va tutto bene, Tommy, vai pure. Io e Fiona dobbiamo parlare di cose da grandi, vero? Proprio così. Ora vai, ragazzo. Siamo persone ragionevoli. Sono sicura che possiamo trovare un accordo. Che cosa vuoi? La password del terminale e i dati di ogni cliente con cui hai fatto affari. Transazioni, contratti, accordi. Il menu completo. Che cosa vuoi farne? Qualcuno non ne può più dei tuoi clienti evasori. Ho il dovere di proteggere i miei affari e i miei clienti. Sono sicura che puoi capirmi. Affari? Questa è bella. Pensa ai bambini. Vuoi davvero privarli dell'unica occasione che hanno di vivere una vita migliore? Che faccia tosta, la stronza. Stammi a sentire, per favore. Vorrei farti una proposta. Ti conviene darmi una spiegazione. Parla. Grazie. Vieni con me. Ti mostro una cosa. Vedi qui? Poster e trofei. È così che vuoi convincermi? Mark Elway, 22 anni, giocatore di basket eccezionale. Monica Diaz, 25 anni, tra le prime 15 giocatrici di tennis al mondo. E la nostra stella più luminosa, Al Ford, campione dei pesi massimi NUSA a soli 21 anni. Fammi indovinare, è tutto merito tuo. Li ho aiutati io. Io. E se rivelerai i miei clienti, il centro chiuderà e il futuro di questi ragazzi andrà in fumo. Compreso Tommy. Il suo file è qui. Se aiuti me, aiuti anche lui. Questo cinismo meriterebbe una medaglia. Di plastica da 2 soldi. Stai usando Tommy come merce di scambio. Abbiamo tutti delle scelte da fare. Ecco la mia proposta. Una fuga di dati controllata. Io ti consegno i dati di alcuni clienti di seconda fascia. Il tuo committente vuole nomi e dettagli delle transazioni? Li avrà. Tutti felici e contenti. E tutti quei bambini che finiscono per strada, traumatizzati, con impianti malfunzionanti, secondo te appendono anche le loro foto? Cerchiamo di essere professionali. Ne ho le palle piene del tuo cinismo del cazzo. Fammi accedere a quei dati. Non serve scaldarsi tanto. Comportiamoci da professionisti. Zitta e fammi accedere. Finirai per distruggere tutto il mio lavoro. Il piano è quello. Accesso, ora. E va bene, ecco. Te ne pentirai. Prima di quanto tu creda.
Non facciamola più lunga del necessario, ok? Oh, finalmente. Installano impianti ai bambini. E qual è il problema? Non è più un segreto ormai. Tutti sanno cosa succede lì dentro. A pochi importa. Se ho offeso il tuo senso morale, allora ti chiedo scusa. Contratto chiuso. Alla prossima, via. Sì? Ok, devo andare. Idem, il tempo è denaro.